Perché l'importante è essere se stessi. Ciao, 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 ancora, 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 ciao ragazzi. Ovviamente non mi avete riconosciuto in queste vesti, vero? Vero? Comunque, io sono Sam il Trashomante, il fatitico gruppo dei Trashomanti e oggi sono in veste piratesca. Questa è la mia natura, una delle mie tre. Nature. Non mi guardare così. Oggi abbiamo un ospite molto speciale nel nostro canale. Vi lascio il link del suo canale in descrizione. Mi raccomando, andate a iscrivervi, se no si incazza e vi fa il culo. Un grande ospite, il solo e unico buon vecchio Totonsu. E ciao Totonsu! Salve, scusate il mio relax, ma sulla terraferma non mi so trovare. Mi presento, sono il buon Totonzo, l'unico e solo. E quest'oggi vi accompagneremo alla scoperta del magico mondo del gioco di ruolo dal vivo. Che simpatico il nostro Toto, perché fra pirati siamo super mega simpatici. Ovviamente dopo che derubiamo, insomma, è la nostra natura, non ci guardate così. Guardateci e basta. Di che cosa parleremo oggi? Come avete sicuramente letto dal titolo, a meno che qualcuno non sappia leggere, parlerà del gioco di ruolo in tutte le sue varie forme. Non proprio in tutte, solo alcune. Allora, Toto, cominciamo con te, vecchio pazzo. Illustraci un poco che cos'è il gioco di ruolo. Il GDV è il gioco di ruolo dal vivo, che può tranquillamente essere definito come dei deficienti vestiti da pirla che vanno a combattere nei boschi con le spade di gomma. In parte è vero. L'altra definizione che invece amo io è degli eterni Peter Pan. Perché? Utilizzando il magico e vecchio detto di non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare. Noi, continuando a giocare, vogliamo continuare a rimanere giovani, almeno nell'anima. E quindi ci avventuriamo in campagne, in avventure epiche, dipende sempre dal contesto, però diventiamo noi gli eroi o i cattivi delle nostre storie. Cosa c'è di più magico? Interpretare effettivamente noi stessi l'eroe e il cattivo di turno. Come lo vogliamo noi? Ah? Ovviamente, dopotutto il gioco di ruolo è anche una realtà a noi molto 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 vicina. Io, per esempio, sono vestito così perché è il mio ruolo preferito. Andiamo adesso nella parte clou fondamentale del gioco di ruolo, l'interpretazione. Che cos'è l'interpretazione nel gioco di ruolo? L'interpretazione, guarda, vi faccio un esempio molto più banale per spiegarla nel migliore dei modi. Su D&D noi dobbiamo interpretare almeno minimamente con la voce, almeno si spera si faccia con la voce, con piccoli gesti, interpretare qualcosa. Per esempio, c'è un gruppo di banditi che stanno saccheggiando un villaggio. E noi abbiamo creato sulla carta un
un paladino che è stato dichiarato senza macchia, senza peccato, che va ad affrontare ogni singolo nemico con il potere della propria divinità. Ok, abbiamo interpretato questo, abbiamo scritto questo, ma riusciamo a riportarlo? Per esempio, io se devo andare da un bandito, devo fare, giocando male, ehi tu, scusi signor bandito, sappia che non si può comportare in questo modo? Un bandito in quanto tale non ti parlerebbe, ma la risposta unica sarebbe ti sparo. Ok, chi invece vuole interpretare effettivamente questa cosa? Ehi tu, vile mannaro, marrano, cosa me osi intrometterti nel mio cammino? Questo è più un paladino caotico, non malvagio. Tu lascia stare questa gente e levati davanti, se no assaggerai il filo della mia spada. Ecco, questo è un metodo di interpretazione molto blando, fatto così al momento, però è uno dei metodi. Ci sono vari metodi di interpretazione, lì sta in base a quello che effettivamente vogliamo interpretare noi. Questa è la mia voce normale, ma se io dovessi effettivamente interpretare le vesti che ho, avrei una voce molto più sporca, perché la vita di mare, rum e altre cose, utilizzando i classici cliché, dovrebbero essere più di nota sul mio corpo e quindi anche sulla mia voce. Ma lì sta molto alla persona effettiva che vuole interpretare e utilizzare questi piccoli trucchi a suo favore. Ecco un'altra domanda fondamentale, Toto. Qual è la differenza tra PG e PNG? La differenza tra PG e PNG è personaggio giocante, PG, personaggio non giocante, PNG. Ora, la differenza tra i due è che il PG è un personaggio che è una persona che ha creato un background in base a una trama e una storia che abbiamo scritto noi e che ha scelto di crearsi quel personaggio. Per esempio, il paladino citato prima si è fatto una veste lui, o ha comprato comunque delle vesti, ha comprato un equipaggiamento, tutto quanto, e lui è responsabile del suo equipaggiamento e interpreta quello che lui ha creato nel mondo creato dai narratori, i master e staffer descritti prima. Il PNG, il personaggio non giocante, non è che sta lì per fare la bella statuina, è un personaggio che funge alla storia creata, cioè i narratori, i master, i staffer, di conseguenza, creano per quella giocata, che ne so, mi serve un commerciante e quindi prendo un PNG, personaggio non giocante, do delle informazioni su chi è, cosa fa, perché è qui, cosa deve vendere, in che modo e quale scopo deve ottenere. E poi diamo noi stessi delle vesti a quel personaggio. Un'altra definizione che si può dare di PNG e PG di interazione è: c'è una taverna, c'è il taverniere logicamente è un PNG, e il taverniere ti dice: senti, avventuriero, abbiamo bisogno di trovare, di trovare dei topi che ci stanno mangiando tutto il formaggio. Devi trovarmi un metodo per togliermi questi topi di mezzo. In questo momento un PNG ha dato una quest, una missione, a un PG. Diciamo che queste sono piccolezze che vi ho appena descritto, che però scritte in grandi modi e molto meglio possono rappresentare delle piccole parti o delle grandi parti di diverse giocate. Ci sono
queste differenze anche i mostroni, per farvi un esempio. Se ci sono delle avventure, delle campagne dove ci sono delle creature grandi, grosse, cattivi, i boss da battere, no? I boss mitologici e quant'altro, quelli solitamente vengono interpretati da PNG, da personaggi non giocanti. Che paradossalmente per fare il PG dovessi solamente prendere il PNG e abbassargli nettamente il quoziente intellettivo di... non so quanto. Abbassa il quoziente intellettivo, punto. Già a vedere me vestito così mi si è abbassato nettamente il quoziente intellettivo di 20. Di 20! Cazzo! Naturalmente la questione del gioco di ruolo, l'abbiamo visto e l'abbiamo visto, non comporta semplicemente andare lì a interpretare un personaggio inventato dalla nostra sponte mentalità malata che ci affligge tutti i giorni, ma anche saperlo rappresentare a livello di vestiario. No, il vestiario è da Kip. Toto, a te. Queste cose dipende sempre da campagna e campagna. Se io dovessi giocare a una campagna fantasy, mi troverei degli abiti un po' più particolari, un po' più colorati, dipende sempre dal contesto della campagna. Però se devo farmi una campagna alla fine Requiem, lì vado a trovare degli abiti tipo del nonno, di come si vestivano loro, e sono un po' più classico. Se vado ad affrontare una campagna dieselpunk post-apocalittica a stile Fallout, andrò con un jeans strappato o una vecchia mimetica, una canottiera tutta bucata e una maglietta fatta con la candeggina per smacchiare e dare quell'effetto di bruciato, mi farò un'armatura di copertoni. Tante cose si possono fare, utilizzare i pezzi di tecnologia. In una campagna medievale fantasy, lì mi atterrei più su uno stile gotico, oppure se ci sono altre cose, dipende sempre dalla campagna. Faccio l'esempio sulla campagna medievale fantasy: fondamentalmente si può sfruttare i mercati, i negozietti dell'usato o comunque dei bravi sarti per poter creare quello che si ha in mente. Due limiti: uno è la propria fantasia e l'altro sono le restrizioni di storyline, cioè le restrizioni di campagna. Se io sto giocando un'ambientazione medievale fantasy, non mi posso andare in giro con i fucili al plasma, tranne se non sei uno Skaven e stai giocando Warhammer Fantasy. Lì solo loro hanno la possibilità di fare cannoni a malapietra. Ovviamente uno spende come mangia. Come spendi mangi. Sono povero, non rompere il cazzo. E adesso andiamo alla domanda finale. La domanda finale che magari molti giocatori si chiedono, molte persone magari esterne al gioco di ruolo, ma che si vogliono introdurre al gioco di ruolo, si chiedono, che sarebbe quella del come si crea una campagna. E c'è anche un'altra domanda: come si crea una campagna? Lì stava realmente a quello che si ha a disposizione nella nostra fantasia. Se io sono una città montana e ho a disposizione gli spazi montani, non mi metto a costruire una storia che deve essere ambientata su un lago se non ce l'ho a disposizione. Ma capendo quello che abbiamo a disposizione, creiamo delle storie che possono essere utilizzate dai giocatori. Prendendo l'esempio da vecchie campagne affrontate da me dal vivo, noi abbiamo giocato a Warhammer Fantasy, almeno abbiamo utilizzato quell'ambientazione.
quello è se si vuole utilizzare qualcosa di già creato. O se si vuole creare effettivamente qualcosa da zero, lo si può prendere spunto da varie esperienze passate, da varie storie, magari anche da libri, da fumetti, da videogiochi, da qualsiasi cosa, e costruirci su una campagna. Se io oggi volessi creare una campagna, che ne so, a tema Warcraft, dovrei conoscere quell'ambiente. O magari prendo spunto dalla storia e lì mi creo una campagna io. Creo direttamente i draghi del tempo che hanno preso e modificato le sabbie. Da lì, da quel singolo granello uscito fuori dalla clessidra, è nata la nostra storia. E quindi potremmo interpretare questo magico mondo creato da uno singolo granello e bloccato nel tempo. È stato preso questo granello da un goblin di passaggio e deciso di metterlo nella pipa. E lui ha iniziato un mega viaggione che noi dovremo affrontare. Questi sono piccoli spunti che possono sembrare puttanate, ma una campagna si può iniziare a scrivere da così. Basta avere un'idea geniale, anche una puttanata in realtà, e da lì creare qualcosa di bello, divertente o trash, horror o creepy o investigativo. Ripeto, dipende solo da cosa noi vogliamo creare. Ci diamo delle linee base. Noi vogliamo creare un'ambientazione che sia post-apocalittica, sia dieselpunk, quindi la facciamo alla Fallout, la facciamo alla Mad Max, la facciamo come? Ok, la facciamo alla Wolfenstein. I nazisti hanno vinto la guerra, c'è stato tutto quanto l'olocausto dopo e... Bah! Noi siamo un gruppo di ribellione e dobbiamo riprendere il potere dai nazisti. Bene, una piccola campagna appena creata. E da lì inizieremo a scrivere tanto altro. Dipende solo da noi. È paradossale! Ma non vengo, non ci tengo. Sana stupida. Ma questo già si sapeva. Oh, e adesso approdiamo nel questo vascello del disagio nella domanda finale. Come si crea appunto una giocata? Che cos'è la giocata? Come si crea, insomma? Paradossalmente questa è la domanda. Vai Toto, quando vuoi. Una sessione di gioco si divide in due tipologie. Una one shot, quindi stiamo creando una sessione di gioco che nasce e muore lì, in quella giornata, o più giorni, dipende anche dalle tipologie di live che vogliamo fare. Ci sono degli eventi che possono durare 3 ore, degli eventi che si protraggono anche per 4, 5, 6, 7 giorni. Noi solitamente utilizziamo il format 8 ore. Questo, se vogliamo creare una giocata singola, sta a noi decidere. Però ricordiamoci che la singola nasce e muore lì. Se invece vogliamo affrontare una campagna e creare una sessione durante una campagna può fare tante sessioni. Ora, prendiamo una sessione intermedia. I nostri avventurieri hanno già affrontato uno dei cattivi di turno, ma hanno scoperto che non era lui che muoveva i fili.
lui era solamente una pedina di una scacchiera molto più grande. E quindi dovranno allacciare ogni singolo filo per scoprirlo. Noi che cosa faremo? Per creare una giocata, magari hanno sconfitto ora il boss, quindi sono un po' sfiaccati, stanchi o sono entusiasti. Che cosa facciamo? Sono stanchi? Creiamo una taverna. I live taverna, gli eventi taverna, sono effettivamente delle taverne, dei locali, dove gli avventurieri andranno per rifocillarsi, rilassarsi, magari a prendere o concludere delle quest che avevano già, tipo una quest precedente era una ragazza che aveva perso il medaglione appartenente alla sua famiglia in quel campo, e noi nella sessione precedente abbiamo trovato quel medaglione, quindi andremo a riportarglielo. Oppure dobbiamo concludere delle trattative di commercio che abbiamo già effettuato. Per esempio, ho mandato una carovana con delle provviste e dei materiali in un'altra città, oppure sto attendendo una carovana e quindi devo sapere che fine ha fatto. Possiamo creare una cosa di questo genere. Oppure i giocatori sono molto gasati, hanno voglia di affrontare questo nuovo nemico e capirne ancora di più, e allora lì i narratori, sempre in base a quello che i giocatori si stanno comportando, possiamo creare delle storie. Creiamo delle giocate. Una giocata è composta da, faccio quella classica, hai 3-2 queste missioni principali che rappresentano l'inizio e la fine del live, e poi durante questi, in base a dove abbiamo creato la giocata, tipo siamo in un bosco, lì andiamo a mettere delle piccole quest secondarie del tipo serve fare un'analisi su un veleno, quindi andremo a raccogliere delle erbe per poter fare l'analisi, oppure c'è una pianta particolare che cura, che se presa come infusione può curare il sollievo dalla stanchezza, o ci sono dei minerali particolari che se mescolati con altre polveri, i colpi di una pistola possono fare molto più male, possono potenziare la polvere da sparo. Queste sono piccole cose alla fine, e però da questo possono partire delle missioni, delle cose per crearti sempre più gioco. Tante cose si possono fare. L'unica cosa che effettivamente non deve mai esserci in un evento è la noia, è l'assenza di fantasia. Bisogna sempre essere fantasiosi. E io non avrei saputo spiegarlo meglio. Ovviamente, ragazzi, il gioco di ruolo è una realtà amata, ma anche essa, ovviamente, come in tutte le cose, che cazzo di equilibrio sarebbe senza, criticata. Beh, per concludere, mi presento realmente, svestendo i panni da personaggio. Sono Andrea Totonzu De Leo, sono un membro dell'associazione ludica Apulia, associazione ALA, e sono un membro del team che si occupa della campagna Talmidian di Lecce. Io vi invito a partecipare a uno dei nostri eventi,
ci trovate sui social, Tal Midian, e di venire a coccolarvi. Il gioco di ruolo è una coccola personale da questo mondo, staccare da tutto quello che ci porta, le asperità, i conflitti, tutto quanto quello che ci può essere del mondo reale viene preso e bloccato lì per quelle ore. Voi siete quel personaggio che avete creato, quell'eroe della vostra storia, o il cattivo, e sta a voi riuscire a interpretarlo e buttarvi in questo magico mondo. Avete tanto a disposizione, avete un mondo, potete fare anche cose al di fuori del vostro carattere. Siete delle persone timide, vi serve per uscire fuori da quella timidezza e magari in gioco potete fare il più grande figlio di una meretrice che non sia mai esistito, cioè un cattivo per eccellenza, un buono, qualsiasi cosa. Il limite, come ho sempre detto, è la vostra fantasia o quelli dettati dalla storyline, dalla trama. Sta a voi, vi prego, non smettete mai di giocare, qualsiasi cosa essa sia, ma divertitevi, giocate, buttatevi, alla fine è un'esperienza, fatela. Detto questo, un saluto dal vostro caro e buon Totonzo e alla prossima. Arr! Voglio ringraziare il mio amico Toto che con tanta gioia e tanto entusiasmo anche ha risposto alla mia richiesta di collaborazione, giusto per portare un po' di cultura anche su YouTube. Certo, vestiti così sembriamo dei buzzurri, sembriamo gente poco raccomandabile, gente che ancora deve crescere, gente pazza da manicomio. Ma posso dire tranquillamente che è tutto molto bello. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Mi raccomando, non fatemi venire a cercarvi, perché sennò sarebbero cazzi onori. Attivate la campanellina, così rimanete sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. E ciao!